poi io dopo non chiedermi più domande. Dopo Inferno non ho mai parlato, non mi è mai piaciuto e non ho guardato neanche tanto Inferno. Sì. Per me è stato... Perché? Per molto impressionante. Perché eri piccolino? Ero in piccolino e molto impressionante. A primo, quando siamo avvicinati, per me subito non l'ho voluto più guardare. E c'hai guardato tutta un'altra parte? Sì, non è solo pensare Inferno mi viene di... Ti viene i brividi? Mi vengono brividi, mi viene star male proprio. Mi viene da star male. Ma cosa hai visto? Cosa hai visto così, per un guizzo, in un momento? Abbiamo visto un fuoco. Ma ragazzi, ma scusate, non è per dire, ma in 2000 anni di storia del cristianesimo, nessuno è andato a vedere l'inferno tratto da di qua. E in più lo sta dicendo in diretta a Radio Maria, che si sente anche negli Stati Uniti. Dico, è un evento, stiamo vivendo un evento straordinario. Ecco, prego Iaco, perché non è, eri piccolino, ti impressionava? Sicuramente, perché io penso ciascuno dei bambini piccoli quando vede una cosa brutta sicuramente rimangono più impressionati di quelli più grandi. Certo. Noi abbiamo visto, quando quello che ho visto, ho visto fuoco, dentro un fuoco, e ho visto... Ma era grande il fuoco? Sì, e ho visto gente, ma non era gente, era un tipo, gente che si trasformava. Sì. E poi subito mi si sono... Si trasformava in che cosa? Tipo animale, non so neanche... In figure orribili? Sì, e mi sono girato e non ho più guardato questa cosa. Non l'hai più guardato? No. E quella scena mi è rimasta sempre... impressa nella mia testa, infatti a Pellegrini non li mai racconto dell'inferno. Sì, sì, sì. Ho capito. Ma la Madonna ha detto qualcosa? No, a me no. Per il momento Avisca, no. Sì. Avisca ha detto che all'inferno vanno quelli che vogliono andare. Ecco, sicuramente. Sì. Perché Dio non ci vuole nessuno in inferno, è noi che vogliamo inferno. La Madonna non vuole che nessuno vada all'inferno. Ma sicuramente. Lei ci vuole tutti nel paradiso. Iaco, non pensi che la Madonna ti abbia portato anche te nell'aldilà proprio perché per dirci attenzione, perché... Ma sicuramente. Sì. Non è che anch'io che non ne devo, che non è che detto che io ho visto la Madonna vado direttamente nel paradiso. No, no, ma volevo dire, forse anche tu, evidentemente nella tua testimonianza che dai, come stai dando adesso, devi mettere, come ha fatto Gesù d'altra parte, in guardia tutti noi, perché la vita di peccato ci porta alla perdizione. Sicuramente, però io... Fino adesso ho parlato solo del paradiso purgatorio, inferno lo lascio Vizca, che Vizca la racconta così bene che... Sì. Comunque, ma tu hai detto comunque tantissimo, cioè ti ha fatto una tale impressione, ti ha colpito così, ti ha fatto una grande pena. Sì, ma per la proprio pena per la gente, perché tu... Pena per la gente. Sì, tu in quel momento pensi, ma ci voleva così tanto per salvarsi. Sì. Ci voleva così poco. Così solo. Poco per salvarsi. Ci vuole così poco per ciascuno di noi salvarsi. Sì. E quel poco è lì solo aprire il nostro cuore verso Dio. Solo chiedere misericordia. Chiedere sicuramente. Ci vuole poco per salvarsi. Sicuramente ci vuole poco. Madonna, come ho detto io, ho detto anche prima, basta che noi ci apriamo, il resto fa tutto da lei. Sì. Fa tutto la Madonna con noi. Certo. Ma solo che noi dobbiamo aprirsi a lei e donare il nostro cuore alla Madonna. Certo. Così Madonna la può lavorare tramite noi. Sì, sì. Ecco, secondo te come mai queste persone non hanno voluto aprirsi? Perché? Forse non hanno conosciuto l'amore di Dio neanche. Sì. Oppure non hanno creduto che esiste Dio. Sì. Non hanno mai sentito desiderio di Dio. Sì. O forse non hanno corrisposto alle grazie. O non hanno risposto, anche tanti purtroppo, dicono... Sì. Non ci crediamo a apparizioni, come mai non si crede? Però sappiamo che sono successe tante volte apparizioni nel mondo, nell'Urbe, di fatti, ma che Madonna ha lasciato i segni. Certo. E purtroppo ancora tanti non credono. Sì. Ma io penso, ognuno che non crede non ha bisogno di segni vedere con gli occhi. Certo. Lui ha bisogno di segni nel suo cuore. Certo. E però, quello che ripeto ancora adesso, noi li possiamo aiutare questi qui, con la nostra preghiera per loro e con il nostro esempio verso di loro. Quindi con la preghiera e con l'esempio, anche forse con i sacrifici. Anche con i sacrifici. Certo. Perché io penso che, come ho detto prima anche, purtroppo oggi noi parliamo tanto. Sì. Parliamo, diciamo, dobbiamo fare così, dobbiamo fare così. Certo. Però dobbiamo più parlare con la nostra vita. Sì, che dentro, gente deve conoscere dentro di noi Dio. Certo. E che deve conoscere e vedere dentro di noi come Dio opera tramite noi. Certo. Questo penso che è la nostra testimonianza più bella. Certo. Iaco, adesso se sei stanco facciamo una piccola pausa.
possiamo andare avanti, no? Sì, sì. Bene, beh, tu che sei fatto preso per il volatore, puoi anche fare un po' di purgatorio qua, che siamo in tanti e con tanto caldo. Comunque, Jacob, adesso affrontiamo poi il tema dei messaggi che la Madonna dà. Ecco, quali sono i messaggi che la Madonna ha dato a te? Sono messaggi principali, sì. Sono preghiera, sì. Digiuno, sì. Conversione, sì. Pace e Santa Messa. E Santa Messa. Senti un po', parlaci un pochettino della preghiera. Come tutti sappiamo, Madonna ci invita di pregare tutti i giorni tre parti di rosario. Sì. Però quando lei ci invita di pregare rosario sì. o in generale pregare, sì. Lei dice di pregare con il nostro cuore. Sì. Cosa vuol dire pregare con il nostro cuore? Una domanda difficile per me, sì, sì. Perché io penso nessuno non potrà descrivere mai preghiera con il cuore, certo. Ma può solo provarlo nel suo cuore. Provarlo nel proprio cuore. Però penso che quello che è più semplice dire è quando sentiamo quando sentiamo che il nostro cuore ha bisogno della preghiera, sì. Quando sentiamo gioia quando preghiamo, sì. Quando ci sentiamo nella pace quando, sì. Preghiamo, ma non che se sentiamo obbligati di pregare. Sì. Perché Madonna non ci obbliga a nessuno. Certo. E infatti quando lei è venuta a Medjugorje e ci ha invitato ai messaggi, non ha detto mai dovete farli. Sì. Lei ci ha sempre invitato di farli. Se dopo, Jacob, la Madonna prega? Sicuramente. Come prega? Sicuramente prega Gesù. Perché no, ma tu l'hai vista pregare? Lei sempre prega con noi, Padre nostro e gloria al Padre. Ma prega bene? Sì. Scrivi come prega. Sai perché ti faccio questa domanda? Perché Bernadette rimase così impressionata da come la Madonna fece il segno della Santa Croce, che quando gli dicevano mostra come la Madonna faceva il segno della Santa Croce, lei non voleva perché dice è impossibile fare il segno della croce come la fa la Madonna. Allora io mi chiedo com'è la Madonna quando prega? Non possiamo descrivere questo, sì. Perché prima di non possiamo descrivere proprio la voce della Madonna. Sì. Perché è una voce che è bellissima, sì. Poi anche il modo in cui Madonna pronuncia parole, sì. È una cosa, sì. Una cosa bellissima, sì. Le parole del Padre nostro, gloria al Padre, sì. E che non si riesce a descrivere, sì. Con una dolcezza, sì. E proprio lì vedi, conosci veramente e cerchi anche tu desiderio di pregare come prega la Madonna. E certo. E dici, ecco com'è preghiera con il cuore. Chissà, sì. Quando potrò io raggiungere questo come, sì. Fa la Madonna. La Madonna prega con il cuore. Sicuramente. E quindi tu, vedendo la Madonna pregare, hai imparato a pregare. Io ho imparato a pregare, però non so se è ancora quello che... Come, e non potrà, penso, mai essere, sì. Come prega la Madonna. Certo. Jacob, oltre al Padre nostro e gloria al Padre, quale altre preghiere ha recitato la Madonna? Ho sentito dire che ha recitato il credo qualche volta. No, Madonna, con me no mai. Con te no mai. No, ma noi abbiamo chiesto, penso che qualcuno di noi ha chiesto, qual è preghiera preferita della Madonna? Sì. E lei ci ha detto credo. Il credo. Credo, sì. Sì. Senti un po', hai mai visto la Madonna a Medjugorje? La Madonna ha mai fatto il segno della Santa Croce? No, con me no. Con te no? No. Non l'ha mai fatto? No. E allora è riservato alle apparizioni di Lourdes questo. Era una curiosità che avevo tanto tempo di sapere se la Madonna a Medjugorje aveva mai fatto il segno della croce. Quindi le preghiere che la Madonna dice a Medjugorje sono il Padre nostro e gloria al Padre. Gloria al Padre. Sì. Non ha mai detto l'Ave Maria? No. Infatti noi tante volte dall'inizio ci sembrava strano, diciamo, perché non pregava Maria? Perché... Oppure a me è successo una volta e ha avuto l'apparizione e Madonna pregava Padre nostro e io ho cominciato dopo Ave Maria, sì. E vedevo Madonna che andava con gloria al Padre. Ah, sì, sì, insomma, sì. Ho smesso e poi ho cominciato. Sì, sì, sì. Quindi la Madonna prega il Padre nostro e gloria al Padre. Ho capito. Dunque, che altro puoi dire, Jacob, della possiamo dire della catechesi che la Madonna ha fatto per quanto riguarda la preghiera, cioè come tu crescendo hai imparato a pregare con la Madonna? Ma io penso preghiera diventa fondamentale per tutto per noi, sì. Diventa come un cibo per noi, sì. Ho parlato anche prima per tutte le nostre domande che, sì. Li abbiamo nella nostra vita, sì. Penso che nessuno in questo mondo esiste che mai non si è mai chiesto una domanda, certo. Se stesso, li possiamo avere soltanto con la preghiera. Certo. Tutta la nostra gioia che, sì. Cerchiamo nel questo mondo, sì. Ci possiamo arrivare a questa gioia soltanto con la preghiera. Sì.
nostre famiglie sane, sì, possiamo averle soltanto con la nostra preghiera, certo, nostri bambini e nostri figli sani, sì, soltanto con la preghiera. E quanti anni hanno i tuoi bambini? Mi hanno una 5 anni, uno 3 e uno 2 mesi. Se dopo Jacob, dunque a quella di 5 anni hai insegnato a pregare? Sì, Arianna è capace a pregare. Cos'è capace di pregare? Prega Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. Prega. Sì. Sì. E prega da solo o con voi in famiglia? Prega con noi, sì. Sì. Che preghiere fate voi in famiglia? Preghiamo Rosario. Sì, tutti i sette giorni. Padre Nostro, sì. Sì, sì. Sì. E poi anche loro quando vanno a letto pregano anche insieme con la mamma, così. Sì, le preghierine. Sì. Poi anche la volta li lasciamo pregare da solo, vediamo come cosa dico, vogliono, sì, dire a Gesù, alla Madonna, così. Anche delle preghiere spontanee. Spontanee che di bambini proprio. Certo. E anche con la piccola di tre, cioè con quello di tre anni si arrabbia un po'. Ah, sì. Lì viene rabbia quando diciamo che dobbiamo pregare un po', no, però importante, io penso che i bambini devono vedere esempio nella famiglia, certo, non li possiamo pregare, perché i bambini di tre anni non li puoi dire metterlo lì seduto per, sì, 40 minuti, non lo, sicuramente no, no, non, no, lo, non lo accetta, certo, però io penso che i figli devono vedere esempio della preghiera nella famiglia, sì, che esiste Dio nella nostra famiglia, sì, e che dedichiamo tempo, un tempo per Dio nella nostra famiglia, certo. E comunque i genitori devono, con l'esempio e anche con l'insegnamento, devono incominciare con i bambini, sono ancora molto piccoli. Ma sicuramente anche da piccoli. Certo. Anche da piccoli farli conoscere Dio, conoscere, sì, la Madonna. Forse parlargli della Madonna, non parlargli della Madonna come la Madonna, parlare proprio, sì, da madre. Certo. Come abbiamo parlato noi prima, sì, che c'è Madonnina, che è tua mamma, che, certo, che ti vuole aiutare, sì, che lei sta nel paradiso. Sì. Penso con queste parole. Sì. Però i bambini devono conoscere, certo, dall'inizio. Perché se no da lì, io conosco tanti pellegrini che vengono a Medjugorje, sì, si chiedono dopo 20-30 anni, sì, perché mio figlio non prega, sì, penso, sì, però se tu gli chiedi avete pregato qualche volta nella famiglia, sì, sì, e dicono no, sì, allora, sì, come si può aspettare che un figlio prega di età di 20-30 anni, che non ha mai visto, certo, la preghiera nella famiglia, certo, che non ha mai visto che esiste Dio nella famiglia. Ma dei messaggi, non so se i messaggi dati a te, appare che la Madonna è molto preoccupata per la preghiera in famiglia, insiste molto sulla preghiera in famiglia. Sicuramente, perché io penso che tutti i problemi che abbiamo in famiglia li possiamo risolvere soltanto con la preghiera. Sì. E preghiera è quella che fa rimanere unita una famiglia. Certo. Perché purtroppo oggi, se guardiamo nel mondo, dopo un mese si separano. Sì, sì, sì. Perché? Perché non c'è Dio. Certo. Perché non abbiamo valori nella nostra famiglia. Certo. Se abbiamo Dio, abbiamo un valore nella famiglia, sì, e certi problemi che pensiamo che sono pesanti, non sono così pesanti. Certo. Perché li possiamo risolvere insieme. Certo. Mettersi davanti al croce, chiedere a Dio grazia, mettersi, sì, nella preghiera insieme. Sì. Senti, come vi ha la Madonna portato verso Gesù la comunione della Santa Messa? Tutto, come ha detto, come una madre. Sì. Perché anche noi, penso che quello che ho detto prima, noi abbiamo avuto quello dono di Dio, sì, di vedere la Madonna. Sì. Però anche abbiamo dovuto accettare quello che Madonna ci diceva. Sì. Non posso dire che era facile, vuol dire. Certo. Facile dall'inizio, perché, sì, avendo 10 anni, quando Madonna ci dice di pregare 3 rosari... Dicevo, mamma, come faccio a pregare tre rosari? Sì, sì, o andare, sì, a messa, perché dall'inizio stavamo in chiesa per 6-7 ore. Stavamo. Sì, sì, sì. E andando in chiesa, vedevo i miei amici giocare pallone lì sui campi e io andare alla messa. Sì, ho, sì, detto, ma perché non posso giocare io così? Sì, però, sì, adesso quando pensi a quelle cose, in cambio che tu hai ricevuto quella lì, sì, mi è dispiaciuto perché l'ho detto anche quella volta lì, sì, sì, quella, sì, cosa lì. Però ieri fedele, mi ricordo che sono venuto all'85, qualche volta già alle 4:30, 5, ero in casa di Maria, poi andavamo all'apparizione con la, sì, macchina, si stava lì fino alle 7-8. Sì, perché dopo quando conosci, quando, sì, conosci l'amore della Madonna, sì, quando capisci quanto Gesù ti ama, sì, quanto lui ha fatto anche, sì, per te, sì, fai tutto a volte con il cuore aperto. Certo. Senti, Jacob, ho sentito da Maria e da Visca che la Madonna vi ha fatto vedere Gesù il Venerdì Santo. Anche tu l'hai visto? Sì, è stata quell'apparizione che dall'inizio proprio dell'apparizione. Sì. Cosa avete visto? Abbiamo visto Gesù sofferente, sì, l'abbiamo visto fino a mezzo busto. Sì. Io sono rimasto molto impressionato. Sì. Perché abbiamo, sai, quando i genitori ti parlano che Gesù è morto sulla, sì, croce, certo, che Gesù è sofferto, sì, che non, noi, sai, che come si racconta ai bambini, che anche, sì, noi non siamo stati bravi, sì, non abbiamo ascoltato i genitori, certo, sai come si racconta. Sì, sì, sì. Però quando tu vedi realmente Gesù, sì, sofferto così, sì, rimani proprio, ti dispiace anche quella cosa minima che hai fatto sbagliata nella tua vita, certo, oppure anche
cosa minima che forse è innocente, l'ho fatto con innocenza, sì. Però in quel momento lì ti dispiace per tutto. Sì, perché la Madonna avrebbe detto che Gesù ha sofferto per i nostri peccati. Sicuramente, per i nostri peccati. Anche per i miei, i tuoi. Per i miei, per i degli altri. Sì, sì. Però cosa più che ti fa soffrire, sì. Ancora che c'è purtroppo ancora tanti, sì. Che fanno soffrire Gesù, certo. Con i suoi peccati. E poi avete visto anche Gesù bambino, piccolino. Per ogni Natale, sì. Ogni Natale. Questo Natale l'hai visto con la Madonna apparsa col bambino piccolino? No, è venuta, no. Da sola. È venuta da sola, sì. Come mai? È venuta da sola a, sì, Natale, sì. Ma senza il bambino. Sì. Mentre le altre volte veniva col bambino. Veniva con il bambino Gesù. E com'era il bambino Gesù? Il bambino Gesù non si vedeva tanto, perché, sì. Madonna l'aveva sempre coperto con, sì. Con suo velo. Col suo velo. Sì. Quindi non l'avete mai, sì, visto proprio. Però lì da cosa che ti dà più tenerezza è proprio amore della Madonna verso questo figlio. E l'amore per la Madonna, sì. Verso questo figlio che tu senti subito amore verso di te, che Madonna ha verso di te. Ah sì? Cioè dall'amore che la Madonna ha per il bambino. Che come tiene questo bambino. Come lo tieni? Però tu senti subito il suo amore che lei ha verso di te anche. Sì, sì, sì. Caspita. Jacob, come mai la Madonna tiene così tanto la Santa Messa, secondo te? Io penso che durante Santa Messa abbiamo tutto, riceviamo tutto proprio. Sì. Perché durante Santa Messa è presente Gesù. Sì. E Gesù penso che per noi cristiani deve essere proprio centro della nostra vita. Certo. Come deve essere Chiesa proprio, rappresentare centro della tutta nostra vita. Certo. È per quello che Madonna ci chiama di andare alla Santa Messa. Sì. E dà tanta importanza. Sì. Solo la Messa domenicale o anche nei giorni feriali? Ma anche in giorni feriali, se quando possibile, è possibile, sì. Sì. Dopo il messaggio della preghiera c'è, dunque stiamo sempre nell'ambito della preghiera, molti veggenti sottolineano anche l'importanza della confessione. A te mai parlato della confessione della Madonna? La Madonna ha detto solo che dobbiamo confessarci almeno una volta al mese. Sì. Perché non c'è uomo su questa terra che non ha bisogno di confessarci. Certo. Perché io posso parlare della mia esperienza, sì. Quando ti confessi, sì. Ti senti proprio puro nel tuo cuore, certo. Che ti senti proprio come leggero, più leggero, sì. Perché tu quando andando dal sacerdote a confessare, sì. tu dici che hai sbagliato, sì. Tu confessi che hai sbagliato, certo. E cerchi di non ripetere più quella cosa che hai fatto, chiedere scusa al Signore, chiedere, certo. Scusa a Gesù per quella anche cosa forse minima che hai fatto. Certo, molti trovano la scusa che perché devo confessarmi al sacerdote, potrei confessarmi direttamente a Dio. Cosa devo rispondere? Purtroppo perché penso che oggi si può collegare alla domanda per sacerdote, perché penso, sì. Che oggi purtroppo tanti abbiamo proprio perso il rispetto per sacerdote. Sì. Perché tanti dicono così perché non hanno rispetto per sacerdote, sì. Non hanno capito che sacerdote che rappresenta Gesù qui sulla, sì. terra. Noi tanti li criticano sacerdoti, sì. Li fanno critiche, è così, sì. È così. Non, sì. Capiscono che il sacerdote è anche un uomo come, certo. come tutti noi, sì. Invece di andare a aiutare il nostro sacerdote, andare a parlare con lui, aiutarli con la nostra preghiera, sì. Come Madonna dice tante volte che dobbiamo pregare per i sacerdoti, certo. Proprio di avere sacerdoti santi, certo. E noi dobbiamo quello fare, non andare a criticare, sì. Perché ho sentito tanti parlare anche a Međugorje Pellegrini, mio parroco non vuole pregare, mio, sì. Caroco non ha, ma vai a parlare con lui, chiedili, sì. Perché, certo. Perché si succede questo, prega per tuo parroco, certo. Ma non criticare, criticarli, sì. E dire così e così, sì. E non loro hanno, anche i nostri sacerdoti hanno bisogno del nostro aiuto, certo. Quindi la Madonna più di una volta ha sollecitato a pregare per i sacerdoti, sicuramente tante volte, anche in modo particolare tramite Ivan, sì. Madonna ci invita di pregare per i sacerdoti, sì. Tu hai mai sentito parlare la Madonna, invitare la Madonna invitare a pregare per il Papa? No, a me non ha detto mai, sì. Però ad altri veggenti, ad altri ha detto, sì. Sì, ecco. E dopo la preghiera qual è il messaggio più importante? Madonna ci vede digiuno anche. Il digiuno, non, che tipo di digiuno ci chiede? Madonna ci dice digiuno pane e acqua. Sì. Mercoledì e venerdì. Sì. Però quando Madonna dice digiuno, lei dice di farlo veramente con amore. Sì. Verso Dio. Sì. Non diciamo come tante volte succede, diciamo mi sento male, ho, sì. Fatto digiuno solo per dire. Sì. Non è un digiuno questo. Sì. Piuttosto non lo facciamo allora. Sì. Noi dobbiamo fare veramente digiuno con il nostro cuore. Sì. Offrire. Sì.
come anche tanti malati abbiamo che non possono fare digiuno, certo. Però loro possono offrire qualche cosa, certo. Offrire quello che cosa sono legate di più, sì. Però deve essere fatto veramente con amore, sì. Non diciamo che non c'è un po' di sacrificio, certo. Però se guardiamo Gesù cosa ha fatto per noi, sì. Come è sofferto lui per noi, certo. Cosa ha sopportato per noi tutte le umilianze, sì. Del nostro digiuno cosa è? È poco. Soltanto una cosa piccola che noi possiamo, sì. Fare, però io penso che dopo non dobbiamo capire una cosa, sì. Che purtroppo tanti non l'abbiamo capito, sì. Quando facciamo digiuno, sì. Quando preghiamo, sì. Per chi lo facciamo? Sì. Lo facciamo per noi, per noi stessi, per il nostro futuro, sì, sì. Anche per dimagrire se vogliamo, sì, sì. Però noi facciamo questo tutto per noi stessi, per la nostra salvezza e per il nostro futuro, certo. Perché io ho detto tante volte ai pellegrini, Madonna sta benissimo nel paradiso, sì. Non dovrebbe neanche scendere giù sulla terra, sì. Però lei ci vuole salvare tutti, il suo amore, sì. Verso di noi è immenso per questo, certo. E noi per aiutare la Madonna che noi stessi ci salviamo dobbiamo citare quello che lei ci invita sui, certo. Messaggi. Jacopo, mi colpisce una cosa che rispetto, cioè mi colpisce una cosa, e tu sei uno che non ascolta Radio Maria perché c'è già la sua famiglia, sua moglie che l'ascolta, allora lui dice no, ecco, d'altra parte ha ragione perché avendo parlato con la Madonna c'è bisogno di sentire la sua radio, no? Dunque, quello che mi colpisce in Iaco è non so se voi siete rimasti colpiti, ma mi ha molto colpito l'essenzialità, cioè ha capito tutto, cioè ha capito che la cosa più importante di tutte è la salvezza eterna delle armi. Le dico, siccome questo è uno dei temi che a Radio Maria tocchiamo sempre, non si può dire che tu l'abbia ascoltato proprio qui. Ecco, mi meraviglia molto che un ragazzo di 28 anni abbia capito ciò che tanti cristiani, anche tanti sacerdoti non capiscono, cioè che alla fin fine la cosa più importante è la salvezza eterna delle anime. Sicuramente, perché io l'ho capito, perché Madonna viene proprio per quello, sì. Per salvarci, per salvare, cioè, noi, per salvare nostre le anime, sì. E poi quando noi siamo, una volta che abbiamo conosciuto Dio, sì. Amore di Dio, sì. Allora noi possiamo salvare tante altre anime, certo. E dobbiamo aiutare alla Madonna, diventiamo strumenti sui per la salvezza eterna, sicuramente. Quindi quando la Madonna dice ho bisogno di voi, lo vuol dire in questo senso, vuol dire in questo senso, perché però dobbiamo capire, per essere esempio verso gli altri, per aiutare, sì. E salvare altre gli anime, sì. Noi primi dobbiamo essere quelli che siamo stati salvati, certo. Noi primi quelli che abbiamo accettato i messaggi della Madonna, certo. Poi vivere nelle nostre famiglie, cercare, sì. di convertire la nostra famiglia, certo. Nostri figli, e poi tutto il resto, sì. E tutto il mondo, sì. Poi esempio importante, non obbligare nessuno, certo. Noi perché purtroppo oggi tanti litigano per Dio, dicono così, sì. Non è quello lì, certo. Perché Dio non è litigio, Dio, sì. È amore, certo. E quando noi parliamo di Dio noi dobbiamo parlare con amore, con amore, e non possiamo obbligare nessuno di, certo. Dobbiamo dare la nostra dolcissima testimonianza, sicuramente, anche nei momenti difficili, certo. Dunque preghiere e digiuno, quindi Dopo Madonna ci dice convertirci. Ecco, parlaci della conversione. È difficile parlare, sì. Di conversione. Conversione è quando conosciamo qualcosa di nuovo. Sì. Quando il nostro cuore riempie qualcosa di nuovo. Sì. Qualcosa di più. Sì. Come ho capito io, quando ho conosciuto Gesù, sì. Nel mio cuore, sì. ho cambiato la mia vita, sì. E ho conosciuto qualcosa di più. Una cosa più, sì. Bellissima, sì. Ho conosciuto un nuovo amore, sì. Ho conosciuto un'altra gioia, sì. Che prima non era quella gioia per me, certo. E quello lì è per me conversione, sì. Quindi anche noi che già crediamo dobbiamo convertirci, sicuramente dobbiamo convertire e aprire il nostro cuore e convertire, sì. E accettare Gesù nel nostro cuore, certo. Per quello che ho detto prima, cosa più importante per ogni pellegrino, proprio la conversione, sì. Cambiamento della nostra vita, sì. E poi dico un'altra cosa che dico sempre a dire a tutti i pellegrini che vengono, sì. Giù, sì. Le dico, per purtroppo tanti quando vengono a Međugorje cercano cosa comprare per portare a Međugorje, sì. Prendono 20-30 rosari, sì. Madonne bianche, quelle che hanno visto a Civitavecchia che piange, sì, sì, tutti, sì. Comprano quelle Madonne adesso, sì, tutti, sì, sì. Dico tutti, cosa, sì. Più grande, sì. Che possono, più grande souvenir che possono portare da Međugorje, sì. Sono i messaggi della Madonna, sì. Questo è più grande souvenir, certo. Che possono loro portare, certo. Perché è inutile se noi prendiamo un rosario, sì. O 10 rosari, Madonna, o statue o crocefisso, sì. Che non preghiamo mai su quel rosario, certo. O che non preghiamo mai davanti a un crocefisso, sì. Questo è cosa importante, portare i messaggi della Madonna, sì. Quello è più grande souvenir di Međugorje. Da chi hai imparato a pregare davanti al crocefisso? Madonna ci ha chiesto sempre. Ah, la Madonna ci ha chiesto tante volte di pregare davanti al crocefisso, sì.
e quindi si perché diver... davanti al crocifisso? Per esempio, penso che dobbiamo renderci conto sì. quello che abbiamo fatto, sì. cosa stiamo facendo ancora, certo. come facciamo soffrire a Gesù. Certo. E poi la conversione, poi la pace. Poi la pace. Sì. Madonna, come sappiamo, si è presentata come regina della pace. Sì, certo. Già terzo giorno tramite Maria, sì. Madonna ha ripetuto 3 volte pace sì. sulla montagna. Sì. E ci ha invitato non so quante volte in messaggi di preghiera per sì. la pace. Però quando Madonna dice pregare per la pace, lei che dice... pace è? Sì. Al primo posto dobbiamo noi avere pace nel nostro cuore. Sì. Perché se noi non abbiamo pace nel nostro cuore, non possiamo pregare per la pace. Come si fa a avere la pace nel proprio cuore? Avendo Gesù. Avendo e chiedere Gesù. Grazie a Gesù. Sì. Come detto prima, quando abbiamo parlato di bambini, quando bambini pregano sì. con le sue parole. Certo. E io dicevo prima anche che preghiera non è soltanto Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre. Certo. Nostra preghiera è anche una nostra conversazione con sì. il Dio. Sì. Chiediamo Dio. Sì. Lo chiediamo pace certo. nel nostro cuore. Sì. Lo chiediamo che vogliamo sentire Lui nel nostro cuore. Sì. Perché solo Gesù è quello che ci porta la pace. Certo. Solo tramite Lui possiamo conoscere la pace nel nostro cuore. Quindi la pace è il frutto della conversione. Sicuramente. È così, unica, se vogliamo pregare per la pace nel mondo, dobbiamo prima avere noi pace stessi. Certo. E poi pace nelle nostre famiglie anche. Certo. Tutto. E poi pregare per la pace in questo mondo. E poi quando si parla della pace nel mondo, sappiamo tutti che questo meno mondo oggi veramente ha bisogno della pace. Sì. Tutte cose che succedono nel mondo. Certo. Però, come ha detto tante volte la Madonna, voi con la preghiera e voi con il digiuno potete fare tutto. Potete perfino fermare tutte le guerre. È questo, è l'unica cosa che possiamo fare. Sì.